600.000 persone in Italia soffrono di spondiloartriti, patologie infiammatorie dello scheletro assiale che, se non diagnosticate e ben curate, possono provocare danni irreversibili alle ossa. Se ne è parlato a Milano in un convegno dove gli esperti hanno sottolineato l'importanza di una diagnosi corretta e precoce. Per fare diagnosi di questi pazienti è fondamentale la risonanza. La risonanza però è un esame un po' più delicato da interpretare, nel senso che alcune alterazioni possono essere indicative, altre no, quindi si rischia di fare un errore sia da una parte che dall'altra, e non tutti i reumatologi hanno un'expertise tale da poter leggere personalmente la risonanza. Quindi si affidano al referto fatto da un radiologo, e se questo referto non è corretto, la diagnosi è sbagliata. Le spondiloartriti colpiscono la colonna vertebrale, ma possono riguardare anche braccia, gambe ed articolazioni. Si manifestano con un semplice mal di schiena che spesso viene attribuito ad altre patologie. Gli esperti ricordano come il dialogo tra i vari attori del percorso di cura sia estremamente importante. È importante imparare ad ascoltare i sintomi che il corpo dà per poter poi riferirli in maniera puntuale al medico di medicina generale, che è il punto di snodo, è la persona che dovrà appunto inviare il paziente dallo specialista giusto ed è la persona che poi dovrà farsi carico di fare un po' sintesi. Perché finché non avremo una presa in carico globale del paziente, ovviamente qualcosa si interrompe.